Buonasera. Buonasera a lei. Posso aiutarla? Lo spero proprio. Mi chiamo Scott Shelby, investigatore privato, e indago sull'assassino dell'origami. Vorrei farle qualche domanda. Mio figlio non c'è più, signor Shelby. Non ho altro da dire. Magari sa qualcosa che potrebbe essere d'aiuto ad altri. Non sono riuscito nemmeno a salvare la vita di mio figlio. Non vedo proprio come potrei salvare la vita di qualcun altro. L'assassino ha rapito un'altra vittima. Un bambino di 10 anni. Come suo figlio Reza. Ho solo 4 giorni prima che trovino il suo corpo in qualche zona dismessa. Nessuno ha fatto niente per salvare mio figlio. Ora, se non le spiace, può anche uscire. Ha degli inalatori. Sono senza. E almeno non me ne vado di qui proprio a mani vuote. In fondo al negozio, a destra. Grazie. Dannata asma. Quando piove non riesco a respirare. Peccato che non volesse parlare. Forse sapeva qualcosa. Buonasera. Stava cercando qualcosa in particolare? Dammi tutto quello che hai. E non fare cazzate. Apri la cassa, stronzo. I soldi sul bancone. Sei sordo. La vuoi aprire quella cassa del cazzo? No, signore. Non hai il diritto di portarmi via questo denaro. Un tizio molto giovane e armato. Non può farlo. Sembra nervoso. Qui potrebbe finire male se non intervengo. Sei malato nel cervello. Te lo capisci? Io ti picco un fottuto proiettile in mezzo agli occhi se non fai quello che ti dico ora! Non girarti. Non dovrebbe rubarmi i soldi, signore. Quelli sono miei. Se ora vuole uscire prima che sia troppo tardi. Cazzo, brutto stronzo, apri la casa! Grazie infinite, signore. Chissà cosa sarebbe successo se lei non fosse stata qui. Almeno non sono venuto per niente. Arrivederci. Quando mio figlio Reza scomparve, ricevetti una lettera con la chiave di un armadietto. Dentro l'armadietto trovai questa scatola. Non riesco a capire cosa significhi, ma deve essere una specie di messaggio dall'uomo che ha ucciso il mio Reza. Posso? La prego, prenda questa scatola, potrebbe tornarle utile. Non mi ha aiutato a salvare Reza, ma forse aiuterà lei a trovare l'altro ragazzino. Signor Shelby? Stavo incominciando a pensare che non ci fosse nulla di buono in questo posto. Evidentemente mi sbagliavo.